Noi lavoriamo per la gente, lo scopo di questa operazione era dare una risposta immediata. Grazie alla Procura di Paola siamo riusciti in tempi brevissimi a consolidare le posizioni di tutti questi soggetti e la cosa importante è toglierli dal territorio rapidamente. È chiaro, come ha detto già la dottoressa Fasano, che ringraziamo, sono provvedimenti che devono essere valutati. Noi abbiamo fatto il nostro, la Procura di Paola ha fatto l'attività che doveva, adesso vediamo l'esito ulteriore. Noi siamo sicuramente soddisfatti e sicuramente quello che abbiamo fatto è stato fatto semplicemente per togliere droga dalle strade e evitare che figli di persone che abitano nell'Alto Correno Cosentino si possano rovinare e prendere strade che non devono prendere, e di questo noi siamo soddisfatti. Parliamo di un'indagine lampo? Sì, questo è stato forse l'obiettivo più importante raggiunto da questa indagine. Non parliamo di fatti di 2 anni fa, di 3 anni fa o di dinamiche superate. Questi sono fatti che accadevano fino a ieri e oggi non accadono più, al momento non accadono più, per la risposta immediata che abbiamo dato. In particolare sì, operava come un'attività di fiancheggiamento importante, perché abbiamo riscontrato proprio il suo utilizzo, tra virgolette, sia per il trasporto del singolo stupefacente per le cessioni alla clientela abituale, sia per il trasporto delle forniture intermedie, quindi di forniture anche più consistenti. Un'attività che è durata 4 mesi, diceva l'indagine. Sì, è durata 4 mesi e costantemente e quotidianamente ovviamente riscontrata proprio dai carabinieri del nucleo operativo di Scalea. Che vi ha permesso anche di evitare altri reati, quale lei parlava di un... Sicuramente, sì, abbiamo infatti scoperto sì, della organizzazione proprio durante le feste natalizie di un furto presso un supermercato di cui tra l'altro uno degli indagati è dipendente, quindi sì. Dottoressa, ruolo importante e determinante delle donne. Assolutamente, ben 6 su 25 infatti le donne con... ruoli anche attivi di spicco e non soltanto proprio nell'attività di cessione e di rifornimento, ma proprio di fiancheggiamento nell'occultamento dello stupefacente, sia sulla propria persona, consapevole ovviamente della difficoltà di effettuare perquisizioni in questo senso, e sia all'interno delle loro abitazioni. Si dice un duro colpo alla movida dell'Alto Tirreno Cosentino, quindi sono sotto controllo alcuni dei locali della movida del Tirreno? Per ora le indagini sono in corso, quindi su questo punto magari ne parleremo più in là.